cari amici di Abbandoni Selvaggi e Degrado Totale, eccoci qua alla seconda delle tre puntate. E guardate qua, guardate quanto è bella questa insegna Fiat, guardate, Anni 50. anni 50 di quelle retroilluminate, ma non è per questo che siamo qui, non è per questo che siamo qui. Guardate, guardate, una Fiat 508 nel 2017, Renato, Renato, qua è il Profumo di paradiso della ruggine. ruggine, è il paradiso della ruggine, guardate, La guardate che decomposizione degrado, di questa macchina, la ricorda? decomposizione Guarda che all'ennesima roba. potenza, alza il cofano, vediamo in che stato è il motore, se c'è ancora. Mamma mia, c'è. Pazzesco. Immagini catastrofiche, altro che Ormai le ho dato una drammatiche. sfoglia il cofano, guardate che roba. La targhetta Fiat 508. Mamma mia, una E qui dietro una 508. balilla. E qua dietro, si va ancora più indietro nel tempo e ancora più avanti con il degrado. Guardate. Guardate la putrefazione dei veicoli, a che livello può arrivare. Pazzesco, ma ribadisco per la milionesima volta e non mi stanco di ripeterlo, che il proprietario che ha fatto questo scempio andrebbe preso a calci nel sedere, a due alla volta finché non diventano dispari. Ma scusami Ma come si fa? Alessio, Ma scusami, come si questo fa una a ridurre precisazione. una balilla in questo Alessio, stato? una Ma come si fa? precisazione, il proprietario avrebbe quasi 90 anni, lo mettiamo in galera a 90 anni, dai Alessio, Lo bisognava so, prima. bisognava trovarle prima. Prima internet non c'era, il mio gruppo non c'era, il canale del Marvin non c'era, 50 anni fa, magari 50 no, ma Guarda, 40, però 30 sì. sicuramente il proprietario è un pazzo. È un È un pazzo, pazzo veramente è da un legare, pazzo. doveva essere legato. Guarda dietro la mascherina, Guardate, è un reato è grave. l'ergastolo, cavolo. Ridurre Madonna, queste la auto qua. mascherina, i Guarda, parafanghi. sciacallate. Sciacallate, là cosa ci sono? Due portiere, due Sì, lamiere uguale, anche. due Sì, lamiere. le parti laterali del cofano. Sì, esatto. Le parti laterali smontate del cofano. Siamo in uno Sì. scenario Qua post-apocalittico. c'è. Peccato che non vi possiamo trasmettere l'odore acre, nauseante che si respira. Della muffa, della E fattura, qua, della ruggine. dopo aver calpestato ancora relitti macerii, il tetto è quasi inesistente. Il tetto è quasi inesistente. Che colpo vi faccio prendere adesso? Una lancia! Guardate, Una lancia l'automatica Aprilia! silenziosa. Una lancia Aprilia! Un'Aurelia, No, un'Aurelia, scusate, la mia gafala, ma il buongiorno non manca mai. Una gafala, ma il buongiorno non manca mai. Questo è un 6 cilindri EV con la sua batteria originale. Con la senza sua batteria testate, originale, senza depredato. testate. Senza testate, guardate che roba. Guardate. L'impianto Pazzesco, elettrico guarda barbaramente la saccheggiato, targhetta ancora presente, bastardi. con scritto Aurelia. La targhetta ancora presente, sì, bravo che me l'hai indicata. Coperchio valvole, era un 6 cilindri EV questo motore. Ma guardate che spettacolo di macchina. Sì, spettacolo che era, perché oramai qui non c'è più niente. Il volante segato di recente con il flessibile. Questi sono colpi al cuore. Colpi al cuore. Ma E dietro, dietro, e chi era dietro. colpo? Renato, Guardami. Renato, Renato, il regno della ruggine. Il Preparati, colpo di Renato. Renato. Non si può gustare queste immagini drammatiche di Renato! ruggine. Renato! Renato, preparati a E il tunnel svenire il tunnel borbonico. borbonico, guarda qua! Quello che Pazzesco. resta di un'Aprilia! Quello che resta Pazzesco. di un'Aprilia nel 2017, ma rendiamoci conto. Il fantastico posteriore, Il ancora fantastico originale. mustangiolo ancora originale. La ruggine, che composizione ha fatto sul tetto qua, Sì, che roba, guarda, pazzesco. la ruggine, per gli amanti della ruggine, guardate. Non riesco a crederci, è una Guardate. roba fantastica, guardate, qua un'altra Un'altra Aprilia. decomposta, sventrata della ruggine. Mamma mia, guardate questa portiera che sta cadendo. Ciò che resta di una Lancia Aprilia, rendetevi conto. Rendetevi conto, i fondi totalmente marci. Non c'è più niente, di niente, di niente. La parte interna della marmitta, guardate. Solo polvere, polvere. I pedali, guardate lì, questo è il posto guida. Altro che drammatiche, queste sono
Sono immagini catastrofiche proprio. Non si può neanche dire drammatiche. Un ossario. Un ossario, un ossario. Neanche un cimitero, un ossario di vetture. Esattamente. Non so, il filmato sta venendo un po' lungo. Ma no, adesso, vale. Non è che ci sono. Non è che veniamo qua. Non si possono trovare tutti i giorni scenari del genere, assolutamente. Primo maggio. 2017. Maggio che passerà alla storia dei ritrovi. Guardate qua, c'è ancora il suo filtro dentro. Il suo filtro c'è ancora. Pazzesco. Incredibile. Oh, concessionario. Concessionario Lookout Simca. Ma pensa a te. Ma sicuro pensa che è portato negli anni 70. Sì, 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 possibilissimo, possibilissimo. Guarda, la mascherina, ciò che resta della mascherina. Ciò che resta dello stemma Lancia. Decomposto totalmente. Un'Aprilia, ma rendetevi conto. Ma rendetevi conto. Cioè, non una 126, una 500, una 131. No, 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 una Lancia Aprilia. 40.000 euro di macchina. 40.000 euro di macchina buttata qua. Qui una povera Topolino, vabbè. Lottava, e qui Topolino. Posso chiudere la seconda delle tre puntate. E guardate, guardate, qui ormai sta crollando tutto. Tutto abbandonato a se stesso. Guardate. Immagini davvero agghiaccianti. Vero. Agghiaccianti nel 2017. E là? E che cosa c'è di là? Cucù! Lo vedrete nel terzo filmato, nella terza e ultima puntata, prossimamente su questi stermi. Da Rocca Alessio, Riccardo Nassisi e dal Marvin. Ciao a tutti! Alla prossima puntata!